Questa mattina il sindaco di Arco Alessandro Betta e la giunta hanno manifestato, insieme a un nutrito gruppo di cittadini e residenti, contro la chiusura dell'ufficio postale di Oltresarca a Bolognano, prevista per il prossimo 7 settembre. Simbolicamente, il sindaco Betta ha ritirato i propri risparmi dal libretto postale ed ha preso i moduli necessari per estinguere il conto di famiglia, dove alla madre veniva accreditata la pensione. Ha poi invitato i cittadini a seguirlo e a imitare questa forma di protesta civile contro Poste Italiane SPA. Questo ufficio, ha detto il sindaco, è funzionale non solo alla comunità di Arco, ma anche per i comuni limitrofi. Un presidio dove non si trovano code chilometriche, ma che conta comunque decine e decine di utenti ogni giorno. Assieme al comitato di partecipazione, poi, il sindaco Betta ha deciso di inoltrare le 2.700 firme contro la chiusura dello sportello a Poste Italiane tramite il servizio offerto dall'agenzia Poste Private Trento, della quale rappresenta il titolare, società che sarebbe disposta a subentrare nella sede delle poste per offrire il servizio di invio e spedizione delle missive dei cittadini. Per i servizi finanziari, invece, c'è stata ampia disponibilità da parte della vicina Cassa Rurale. Sentiamo cosa ha detto il sindaco. Però, insomma, a livello di, come famiglia, insomma, avevamo qua, abbiamo tuttora qui, insomma, due libretti postali con qualche risparmio, viene accreditata anche una pensione, quindi questo è quello che abbiamo con Poste Italiane. Io ho preso i moduli di richiesta di estinzione, se non arrivano riposte serie, ma soprattutto rispettose di una comunità, io ho convinto tutti i miei familiari a procedere all'estinzione. Questo è il primo fatto concreto mio personale, poi ciascuno di voi rifletterà. Se Poste Italiane è il modo di relazionarsi con la propria comunità, questo, di apporre un cartello su un cancello, io l'ho saputo tramite Facebook, qualcuno l'avrà visto passando, e ognuno di voi farà le sue valutazioni, se è un ente così è un ente serio o non serio. Il secondo atto, c'è qua Riccardo Rovai che rappresenta un ente di poste private, poi ce ne possono essere altri, che ha dato la disponibilità di ragionare su questo edificio, di venire a aprire qua nell'Alto Garda un primo servizio, che loro ne hanno già altri in quello di Trento, di aprire qua un servizio per tutta quella parte non economica, perché non hanno quella parte lì, ma hanno tutta la parte di pagamenti bollettini, spedizione lettere, pacchetti e via via dicendo. Tra l'altro mi diceva che le Poste Italiane hanno un'esclusività da parte dello Stato e quindi una sorta di monopolio su alcune cose. Questo non è giusto perché allora o sono pubblici o sono privati. Se sono semipubblici si dovrebbero comportare in maniera dignitosa con una comunità, invece si comportano peggio dei privati, mi permetto di dire, nulla da dire ai privati, ma fanno quello che vogliono loro. E c'è un servizio di raccomandata che loro dicono già, noi siamo disposti a prendere le raccomandate se non ci metteranno i bastoni tra le ruote. Quindi oggi siamo anche qua per dire questo, se verranno qua le poste private perché le poste italiane non vogliono più starci, che non mettano i bastoni tra le ruote loro. Poi ho sentito la Cassa Rurale Alto Garda, perché qui oggi abbiamo la Cassa Rurale Alto Garda, che offrono dei servizi per le pensioni, che è quello che tra virgolette verrebbe mancare, che sono dei servizi interessanti. Mi hanno detto che per le esigenze di base, quindi pensioni che arrivano a massimo di 1.500 euro al mese, prelievo contanti, pagamento utenze, carta bancomat, ma c'è il conto base che non costa nulla. Le poste sono qua da quando mi ricordo che ero un bambino che andavo alle scuole elementari, si chiamano Poste Italiane, insomma con tutto rispetto per chi fa i servizi privati su cui potremo aprire comunque dialoghi, perché oggi noi le firme le mandiamo a Poste Italiane tramite le poste private. Questo è una provocazione, ma io sono sicuro che quelle firme gli arriveranno, non so che uso ne faranno, ma questo è quello che noi intendiamo fare. Però insomma, da qua al 7 settembre qualcuno ci pensi, almeno ci mandi una lettera, non come l'ultima che ha mandato, che gli dispiace molto quello che devono fare e che ha delle motivazioni oggettive. Tutto qua. Io vi ringrazio perché siete venuti, perché siete stati qua e vedremo cosa accadrà. Grazie e buon appetito.